Le sale d'aspetto dell'aeroporto di Narita, città est della capitale Tokyo, sono deserte. Dopo la conferma del primo caso di variante Omicron, trovato in un uomo di 30 anni arrivato dalla Namibia, il Giappone ha deciso di chiudere nuovamente le frontiere per arginare il rischio di contagio da Covid-19. Il governo ha chiesto alle compagnie aeree di sospendere le nuove prenotazioni di voli internazionali in entrata per il mese di dicembre. La misura entrerà in vigore dalla mezzanotte e si aggiunge al divieto d'ingresso ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno provenienti dai 10 paesi considerati focolai della nuova mutazione del coronavirus: Angola, Botswana, Swaziland, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe. E così il Giappone si blinda nuovamente. Il paese che aveva visto il contagio impennarsi e le terapie intensive ingolfate quest'estate dopo le Olimpiadi, da qualche settimana aveva curiosamente zero contagi. E sul perché ci sono diverse teorie, alcune bizzarre. La più seria è che il Giappone avrebbe raggiunto l'immunità di gregge tra guariti e l'oltre 80% di vaccinati completi.